Buonasera chef. Ma buonasera a voi. Beh, e benvenuti. Sì, grazie. Benvenuti a casa mia, al mio ristorante, certo. La Sublime Osteria degli Eletti. Ah, beh, così si ha scelto un nome umile, certo, sì, beh, giusto. Beh, vabbè, dai. Vabbè, qual è il piatto di cui il parliamo? Piatto che vorrei regalarvi questa sera, sì, è un piatto molto particolare, un appetizer, sì, certo, un entrée. Sì, un antipasto. Sì, un antipasto. Un antipasto. Sì, va bene, sì, un antipasto. Sì, sì, sì. Allora, una costoletta d'agnello, sì, in crosta di pistacchi di Bronte, sì, con una piccola spuma di basilico, sì, e una riduzione di amarone della Valpolicella. Ah, però, interessante. Tante, io sono però felicissimo di fare questo piatto perché è un omaggio a uno dei più grandi chef che abbiamo oggi in Italia. Ah, e chi sarebbe? Chi sarebbe? Io. Ma senta, vabbè, guardi. Sì. Vabbè. Parliamo di sta ricetta. Sì, vai, è una ricetta particolare, una ricetta non complicatissima, insomma, una grande idea, ma l'importante sono le consistenze. Ah, beh, certo. Perché sbagliare le consistenze per noi sarebbe brutto, un'offesa imperdonabile. Vabbè, sì. Sarebbe un po' come picchiare una suora in Vaticano, la sera di Natale, la suora nana. Vecchia, girata di spalle, piegata in due mentre prego. Vabbè, con l'artrite no, non vogliamo metterlo. Vabbè, torniamo alla ricetta. Alla ricetta, allora io vado a prendere perché ho già pronto il piatto, vi faccio vedere come è venuta la ricetta. No, prima ci fa passo dopo passo vedere come si fa, poi ci fa vedere come è venuto. Non capisco in che senso. Ma come in che senso? Il senso di far vedere una ricetta in TV e far vedere come si prepara il piatto. Siamo qua apposta, la gente da casa. Bravissimi, però io ce l'ho già pronta la ricetta. Ma chi se ne frega, facciamo... Ce la rifà da capo, esatto, altrimenti... Non ma perché? Senso. Ma come perché? Perché il senso di questo collegamento è far capire come si fa un piatto di una certa importanza. Ma voi non dovete capire, perché scusate, non dovete come imparare a farla, è mia la ricetta. Ma chi? Ma sì, ma se voi imparate toglie a farla, poi vi bullate in giro, guarda cosa so fare, ma so farla io, non voi. Ma il senso della cucina in televisione è condividere. Con basta con questa storia della condivisione, qui condividiamo tutto. È come se voi mi vedesse, non so, andare in albergo con mia moglie, uno di voi dice, posso venire a vedere come fa? Così anch'io do due coppie alla signora. Poi. A parte che abbiamo visto la signora e ne facciamo volentieri a meno. E poi quindi... l'esempio è, scusi, se vuole che continuiamo il collegamento, dici a sta ricetta e facci che forse... È colpa mia. Oh, chiedo scusa. Oh, bravo, un po' di umiltà. Mi sono lasciato prendere la l'amore della cucina. Ma capisco, è geloso del suo piatto. Sì, però... perché sono come i figli i piatti. Però adesso bisogna fare... È giusto che anche uno chef del mio livello, insomma, uno un po' illuminato da Dio. Sì, vabbè, lo lasci dire agli altri, non so di... Aiuti, come dire, ai principianti. Sì, certo. Ai bisognosi, sì, ai bastardi che vogliono rubarmi la ricetta. Ma basta. Si dia una calmata e se vuole che continuiamo. Dai. Stiamo via per togliere il collegamento. Quindi vada andando veloce con la ricetta. Pensiamo alla ricetta e basta. Ricetta. Poco tempo, dai, via. Allora si dai prende la parte dell'agnello. Quello, sì, che anche lo conoscete, quello che ha fatto, quello che balzo, no, quello quadrato. Dovrei vedere è quella dell'agnello. Ci dica qual è. Se voi non conoscete i termini. Ce lo deve dire il termine. È quello che sta sopra la schiena, quello che si fa cizione. Scusi, non abbiamo sentito, ha messo il braccio davanti, non abbiamo sentito non il nome. Si è capito bene, se è può quello ripetere che sta di fianco alla colonna vertebrale in sì alto dell'agnello. E come si chiama? Lussazione, quella no, ho capito lussazione, ma non credo, credo, no? E quindi la volta che noi abbiamo il nostro filetto di trota pronto, no, bello pulito, sì, era e noi lavorandoci praticamente otteniamo il nostro pasticcio, sì, ma di era melanzane. Ma no, cosa melanzane? Pasticcio di melanzane? Possiamo aprire anche libro eventualmente il nostro filetto di provolone, se ci piace. Come fa esserci un filetto di provolone? O in crema eventualmente. Sì, va bene, grazie, speriamo di non rivederla mai più. Baci.